Dopo 20 anni la Pallavolo Faenza torna in Serie B. Le ragazze di Seratini concludono la festa al Palabubani martedì 30 aprile con la gara contro Cattolica, una gara in salita che viene poi vinta dalle ragazze faentine per 3-1. Una grande festa per la Fenix Energia e per la città di Faenza. Una stagione trionfale che termina nei prossimi giorni, ma questa sera c'è la festa a Faenza. Sì, siamo molto contenti di questa festa perché secondo me è il giusto riconoscimento per queste ragazze che comunque è andato tantissimo quest'anno, sia in termini di voglia, di abnegazione, tutto quanto. Quindi sono molto contento soprattutto per le ragazze. Vittoria del campionato in anticipo, con quali aspirazioni siete partiti con questa vittoria o è andato tutto un divenire? Diciamo che siamo partiti volendo, volevamo essere protagonisti e alla fine dei conti il nostro obiettivo non è il playoff, però man mano che passavano le giornate ci siamo resi conto che potevamo ambire e arrivare primi. E devo dire che tutto sicuramente merito del gruppo che si è creato, che è molto importante nella pallavolo femminile. La Pallavolo Faenza fa naturalmente programmazione, oggi si guarda già l'anno prossimo. Sicuramente stiamo già pensando, naturalmente sicuramente terremo un bel zoccolo duro della squadra, nel senso che comunque sia il campionato di B2 è sicuramente più difficile rispetto a quello di C, però ritengo che comunque sia bisogna oggi sicuramente guardare più che altro a ringraziare queste ragazze che ci hanno portato fino alla serie nazionale. È un gruppo giovane, si può lavorare con loro anche l'anno prossimo. Sicuramente sì, sicuramente devo dire che c'è ancora ampi margini di miglioramento e secondo me con qualche integrazione di qualche ragazza un po' più esperta, diciamo, della categoria si può far bene. Alice Alberti, testa e cuore le magliette di oggi. Sì, ci rappresenta, insomma, siamo una bellissima squadra che il cuore c'è sempre con noi. Siamo una squadra bellissima, secondo me. C'è tanto appunto sentimento tra di noi e siamo affiatate, cosa che spesso in ogni squadra è difficile trovare. Non c'è nessun componente che si estranea dalla squadra, ma siamo un'unica cosa, proprio una grande famiglia. E ovviamente con la testa, anche nei momenti difficili, non è il cuore che ci fa andare avanti, ma lì è anche molto la testa, star concentrate su ogni pallone. E per questo testa e cuore ci rappresenta molto. Stasera è una festa, però adesso sei infortunata, ma le ragazze vogliono vincere. Sì, no, oggi anche perché c'è un po' una grande sfida con questa squadra, visto che è l'andata, abbiamo perso 3-2 e niente, oggi si punta tutto a vincere, anche se il campionato ormai è nostro, però si vuole fare sempre di meglio, no? La B2 è un altro mondo. La B2 è un altro livello, la palla viaggia molto velocemente, sono tutte giocatrici molto più esperte e quindi sarà tosta, sarà una bella sfida. Mentre si stanno riscaldando, presidente, allora contento. Beh sì, penso che tutta la città sia contenta di questo risultato. Mancava da 20 anni la Serie B a Faenza, quindi speriamo che sia un buon viatico per migliorarci ancora. Le ragazze hanno dato molto e hanno ottenuto un risultato prima del previsto nella vostra programmazione. Erano previsti i play-off. Noi in silenzio pensavamo di fare bene, poi il gruppo, la squadra, la forza della squadra, la volontà delle ragazze che si sono unite anche nei momenti di difficoltà, abbiamo superato il tutto e abbiamo fatto una cavalcata vincente fino a alcune domeniche fa dove abbiamo matematicamente messo in cantiere la nostra Serie B. Questa serata di festa avete chiamato a raccolta tutte le vostre ragazze e anche tutta la città. Sì, abbiamo tutte le nostre ragazze, sono venute a festeggiare i loro idoli, i loro punti di riferimento. La città sta rispondendo in quanto l'abbiamo informato, abbiamo informato tutte le società del comprensorio perché siano a condividere con noi questo momento di vittoria, che io dico sempre che vincere in qualsiasi campo è difficile, vince sempre solo uno e quell'uno deve avere la forza più degli altri, anche a parità di qualità tecniche, deve avere dei valori superiori degli altri per poter vincere. Programmazione ma anche sponsor che vi hanno dato una mano e adesso come si affronta la B2? Beh, la B2 si affronta prima di tutto con una programmazione completamente nuova, con una struttura più forte,
con sponsor che ci sono vicini, che hanno già dato la loro disponibilità a supportarci, quindi sempre nella serietà della gestione e nella consapevolezza di non fare salti nel buio, andremo ad allestire una B2 da poterci divertire ancora. Faenza ha una storia di pallavolo femminile importante, la sognate di poterla raggiungere nel giro di qualche anno? Sai, gli anni sono sempre molto corti, perché la programmazione deve essere sempre a medio-lungo raggio, non puoi fare una programmazione, poi siccome quest'anno acceleriamo non è detto che tutti gli anni possiamo accelerare, perché dobbiamo costruire prima la società attorno alla squadra e la squadra deve sentire il peso della società e la presenza della società, quindi con tutte le sue strutture e con tutti i suoi tasselli, ognuno al suo posto. Ci deve essere poca gente che parla e molto che lavora. Una botta di festa. Assolutamente, è stato bellissimo giocare qua l'ultima partita al palazzetto pienissimo, gremito, con tutte le ragazze della Pallavolo Faenza a sostenerci, e non solo stasera ma tutte le sere, e siamo state contente di dare il massimo e vincere anche quest'ultima gara per l'orgoglio, la squadra e per la pallavolo, il divertimento. Avete voluto festeggiare con una vittoria? Sì, sì, sapevamo sarebbe stata difficile perché loro sono una bella squadra che giocava i playoff, quindi sarebbe stata dura, ma ci tenevamo tanto a vincere davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuto per tutto questo campionato lunghissimo e durissimo. È stata una bella festa, sì. Sì, una bella festa e serviva per forza una vittoria. Non potevamo finire così in casa con una sconfitta, quindi abbiamo dato tutto. Adesso state già pensando come sarà l'anno prossimo? Sì, stiamo già pensando alla nuova squadra, eventuali innesti, come organizzare il prossimo anno, e siamo già carichi. C'è un'altra partita? Sì, sabato 4 giochiamo contro Pontevecchio a Bologna, quindi anche quella sarà una bella gara, speriamo di vincere. Ci avete creduto fino alla fine? Assolutamente sì, non si molla mai, assolutamente. Poi in casa con tutto questo pubblico era qualcosa di spettacolare, un'emozione indescrivibile. In Serie C non l'avete mai visto un pubblico così, in Serie B vi dovete abituare. Speriamo sia sempre così, perché noi comunque sia vogliamo veramente dare tutto anche il prossimo anno in B, e quest'anno già comunque il pubblico ce n'era, i genitori venivano sempre in trasferta, ci hanno sempre seguito, non ci hanno mai abbandonato e hanno sempre creduto in noi. Noi sin dall'inizio ci abbiamo messo tutto, lavorato in palestra, ci abbiamo provato e alla fine è venuta fuori una bella stagione. Fa festa con il presidente Mingazzini e anche lo sponsor, Fenix, una bella soddisfazione. Una grande soddisfazione vedere, insomma, tutto il palazzetto pieno in questa serata, che è, insomma, un risultato che è frutto di anni di lavoro e così via, anche inatteso, perché non era fra i programmi, diciamo, gli obiettivi della stagione. Quindi adesso, insomma, che è stato raggiunto questo risultato storico, speriamo di andare in B e di consolidarsi in queste categorie e magari pensare più avanti anche di qualche qualcosa in più. Giocando con le parole, Fenix Energia, queste ragazze di energia ne hanno. Sì, insomma, è stato un gruppo molto affiatato che ci ha sorpreso quest'anno e hanno messo un grande impegno e alla fine i risultati sono arrivati. Per un imprenditore è bello vedere la sponsorizzazione che va a buon fine con una vittoria di un campionato. È una grande soddisfazione, ma dobbiamo anche ricordare
che per raggiungere questi risultati c'è anche un gran lavoro a livello di ragazze e così via, quindi ci sono centinaia di ragazze, dobbiamo pensare anche all'attività che magari la prima squadra dà visibilità e così via, ma dobbiamo pensare anche il grande lavoro fatto con centinaia di ragazze, con le giovanili, che aiuta sia a livello di integrazione e va a sopperire un po' alla mancanza di sport che c'è nella scuola pubblica. Una grande partecipazione di pubblico, la città ha risposto con grande entusiasmo a questa promozione di una squadra di pallavolo che da tanti anni non raggiungeva la Serie B2. Questo è il frutto di un lavoro corale fin dai vivai delle giovanili e questa è la grande soddisfazione anche per l'amministrazione comunale, perché avere un team con oltre 300 praticanti è una ricchezza, un patrimonio per la crescita sportiva della città. Quindi complimenti vivissimi alla società, a tutti i dirigenti, alle atlete che anche stasera ci hanno veramente fatto divertire. Una bellissima festa.